Oggi si apre una nuova serie. Una webcam da 70 euro contro una webcam da 20 euro. Però prima di iniziare, cominciate con il commentare quale secondo voi ci stupirà di più. E non dimenticare di iscriverti e lasciare like, che questa qui la devo regalare a qualcuno. Oggi test. E sai cosa faremo, carissimo Marco? Ma io perché sono qua? Bella domanda, però abbiamo un pacco da aprire. Webcam Aukey 1080p. Eccola qua. Sì. Eccola. Ora, tu sai cos'è questa? Una webcam? Esatto. Perché oggi andremo a paragonare questa, che costa 20 euro, contro questa, che ne costa 70. E sai come faremo a testarla? Attaccandola al PC che hai lì dietro, magari streamando, credo. Esatto, ci faremo un B-roll. Io credo proprio di non capirti. Partiamo con una breve introduzione. Questa è la C922 Pro Stream. Cos'ha questa webcam da invidiare a tutte le altre serie C? Il fatto che questa, al buio, ci vede bene. L'ha presi 2 anni fa per incominciare con le streaming e hey, funziona. Dopo 3 anni sono passato a una mirrorless e notando il grande salto di qualità ho pensato: ma questa può essere comparata a questa? Partiamo dal presupposto che hanno un design molto simile. Microfono a lato, una struttura nera solida. Però c'è qualcosa che mi ha colpito. Con la C922, oltre che aprirla e piegarla, non puoi fare altro. Mentre per quanto riguarda l'Aukey, puoi aprirla e piegarla di 180 gradi. E voi mi direte: a cosa mi serve? Mettiamo caso che voi giocate a Fortnite. Per inquadrarvi le mani, questa qui dovete metterla in un modo letteralmente ambiguo, storto, mentre questa qua vi basta poggiarla su una mensola e si vedrà tutto giù. Quindi per livello di costruzione 1-0 per l'Aukey. In questo momento andrebbero testate e, come ho detto prima, vai di B-roll. Beh sì, potevo semplicemente prendere la webcam e metterla lì a inquadrarmi per vedere se si vedeva bene, ma che gusto ci sarebbe stato? E soprattutto, come arrivo ai 10 minuti? Allora, stiamo testando un paio di robe e in questo momento sono con la GX80. In questo momento ho un 1232 fissato sopra e penso sia arrivato il momento di provare le altre cam con lo stesso setup luci che ho con questa. Sì! Allora, in questo momento sono con la C922. Però c'è da dire che ho la ring light al massimo, quindi già con un'illuminazione un po' più decente ritorna a vedersi meglio. I 30 fps sono fluidi, quindi senza cali di frame o altro. E soprattutto una cosa interessante: se alza la luminosità non va a fottersi tutto il resto, quindi non cambia tonalità da solo per mantenermi esposto, il che diventa utile quando avete un set pronto con luci controllate. Quindi ultimo cambio di cam tra 3, 2, 1. Allora, oddio, questa cam mi ha stupito più del previsto perché è ultra wide. Cioè, guarda qua che roba. Cioè, mi si vede tutto. Di fluidità diciamo che non è al massimo. Anche qua sono 30 fps ma non si vede come la C922. I colori sono un po' sbarazzini. Diciamo che con un po' di ritocco si potrebbe aggiustare qualcosa. Il problema però è quello di cui vi raccontavo prima. Se incomincio ad alzare la luminosità magari, incomincio a settare l'esposizione da sola, il che potrebbe essere un male perché mi si vede tutto perché mi si vede tutto sovraesposto. Se magari abbasso la luminosità e mi si vede così già meglio, però lo ripeto, sarebbe stato figo poterla controllare. Signori dell'Aukey, se mi state guardando, e fategliela un programma per questa webcam che è pure figa. Se avesse un programma come quello della Logitech dove puoi controllare tutto, sarebbe fighissimo. Gli avrei dato 10 su 10 a questa cam. Il problema è che non ha il programma. Plug and play. Ora, partiamo da un piccolo presupposto. Una cosa molto interessante di questa webcam è il fatto che abbia un software dove puoi regolare tutto. Nell'effettivo questa può essere comparata a una macchina, perché puoi metterla in manuale, selezionando luminosità, contrasto, focus, tonalità, e insomma puoi fare tutto.
E ve lo assicuro, per una webcam non è poco. Il problema di webcam economiche come queste è il fatto che sono automatiche. Il che sì, potrebbe essere un bene, ma per il 99% dei casi è sempre un male. Se volete avere una bella immagine, soprattutto contrastata bene, illuminata bene, non potete permettervi che la webcam faccia tutto per gli affari propri. Dovete dirgli voi che tipo di ISO, che tipo di focus, che tipo di apertura mantenere. Però per 20 euro, essendo una plug and play, non ci potete fare neanche più di tanto. Una cosa interessante di questa webcam è che ha il filtro anti-flicker. Cos'è il filtro anti-flicker? Potrei spiegarvelo alla voce, però ve lo faccio vedere. Esattamente questo. E questa cosa nell'effettivo è causata dalle impostazioni della camera. ISO, apertura, shutter, insomma, cose da fotografi che neanche io so. Però è una cosa interessante, perché per chi non se ne intendesse, pop, attivi il filtro e sei salvo. Per chi consiglio questa e per chi consiglio questa? Cerchiamo un attimo di arrivare alle considerazioni finali. Questa webcam, per quello che andate a spendere, è ottima. Per anni la gente pensava che usassi una mirrorless quando usavo una webcam da 70 euro. Molti miei colleghi che avevano Sony A7, videocamere ultra costose, non avevano la mia stessa qualità grafica. Tutto semplicemente perché non sapevano usare le luci. Però se sapete usare le luci e ve la cavate un pochino col color grading e con la color correction, questa webcam potrà fare molto più di una mirrorless. Un altro pro che ha sono i settings manuali, quindi il fatto che potete settare tutto manualmente. Ha il 1080 30fps e il 720 60fps. Ora, dubito fortemente che dobbiate usare il 720, ma in caso voleste i 60fps, c'è. Passando ai contro, di contro devo dirvi la verità, non ne ho mai riscontrati. E sembrerà una leccata incredibile a Logitech, ma giuro, non ne ho trovati di contro. Sì, c'è da dire che state spendendo 70 euro per una webcam. Ma non ce ne sono. Sì, forse il fatto che non possa piegarsi a 180 come questa. Però, hey, dubito che usiate questa per inquadrarvi le mani. Quindi, niente contro. Passiamo invece al Low-key. 1080p, 30fps e soprattutto una buona webcam. Non azzarderei ad usarla come cam principale, ma se proprio avete iniziato da poco, può essere un'ottima soluzione. Il fatto che non possiate controllare nulla di questa cam dà molto fastidio. Ma nell'effettivo per 20 euro penso che sia una figata paurosa. Di pro abbiamo ottima qualità, una flessibilità incredibile e soprattutto il costo. Per quanto riguarda i contro invece, un pochino il materiale. Si sente che è plasticaccia, ma non quella plasticaccia fatta male, quella plasticaccia fatta bene. E oltre al materiale, il fatto che non abbiate un menu o comunque un qualcosa per poter impostare questa webcam. Mettetela in manuale, sarebbe una cosa fighissima. Fatemi settare l'esposizione, fatemi settare qualcosa, perché sennò non riuscirei mai ad avere l'effetto che ho con questa. Nell'effettivo non è andata così tanto male, no? Va bene, d'accordo. Ora, io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Vi ricordo che se volete acquistare questi prodotti qua li trovate tranquillamente in bio, ma soprattutto li trovate nel mio canale Telegram, X2 Offerte. Lì, oltre che mettervi la roba che compro e che faccio vedere nei video, escono moltissime offerte di tantissimi prodotti tech, o comunque qualsiasi stronzata io compri. Quindi ditemi voi cosa provare in un prossimo video, quindi attrezzatura costosa contro attrezzatura da poveri. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella. Che gusto ci sarebbe stato? E soprattutto, come arrivo ai 10 minuti?